Buonasera. Buonasera a tutti. Due occhiali perché. Dunque, ringraziamo il sindaco, l'amministrazione comunale di Reggiolo, il sindaco Roberto Angeli, qui presente stasera, Ivan Zanoni dell'ANPI, che ha sostenuto, hanno sostenuto molto questa iniziativa, Stefano Morselli, che in questo momento è impegnato al telefono, ma si spera che torni, Paolo Bonaccini, giornalista inviato della CGIL del processo a Emilia, che stasera ci illustrerà lo stato dell'arte della situazione. Verrà intervistato da Stefano Morselli, che poi condurrà la serata, si spera il dibattito ampio, poiché ne scaturirà. Due cose sulle agende rosse. Le agende rosse nascono nel 2007, il movimento delle agende rosse. Mauro Giuffredi, saluto della CGIL di Guastalla, chiedo scusa, l'ho visto adesso. In seguito appunto è stato fondato da, appunto, da Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso il 19 luglio del 1992, chiedo scusa, primo errore. E chi vi parla fa parte del movimento Agende Rosse di Tatria, di Reggio Emilia Provincia, insieme a Francesco, Marga, la nostra colonna portante, senza di lei tante cose non si riuscirebbero a fare, Daniela e altre persone che non sono qui presenti in questo momento ma che supportano fortemente il nostro caso. Siamo circa 10 persone, veniamo dai quattro angoli della provincia di Reggio. In realtà noi siamo normalissimi cittadini, cioè cittadini che hanno pensato di portare avanti questa iniziativa, ossia portare il processo Emilia a casa delle persone, fondamentalmente. La serata si intitola Nessun dorma, non abbiamo la pretesa di andare a svegliare le persone, ma più che altro abbiamo la pretesa, cioè il desiderio di condividere, insomma, le cose che, emergono appunto dal processo e in questo periodo non facile per i nostri territori. Io, come ho detto prima, ringrazio tutti della vostra presenza qui, che non è scontata, e questa iniziativa Nessun dorma la porteremo in giro anche in altri paesi, in altri comuni che lo desidereranno, insieme a altre associazioni. Comunque lascio la parola per un saluto al sindaco di Reggiolo. Grazie, io ringrazio voi di questa iniziativa che hanno proposto all'amministrazione, che noi abbiamo subito voluto cogliere perché, come sapete, anche il comune di Reggiolo si è costituito parte civile all'interno del processo Emilia, un processo complicato, un processo molto lungo, sapete un po' la storia, nata da quegli avvenimenti che un anno fa, sono capitati anche nei nostri territori, anche a Reggiolo qualche caso c'è stato, e proprio per questo motivo con la provincia di Reggio Emilia e con altri comuni, sempre della provincia di Reggio Emilia, sono 6 comuni più la provincia, ci siamo costituiti e abbiamo deciso di costituirci parte civile all'interno di questo processo. E costantemente abbiamo cominciato a seguire tutte le vicende che sono legate un po' agli avvenimenti, agli accadimenti che ci sono all'interno di queste indagini, all'interno anche del processo. Io sono andato a testimoniare ufficialmente, quindi il sindaco di Reggiolo insieme agli altri sindaci sono stati chiamati, hanno testimoniato, e lo dico sinceramente, non è stata una delle esperienze più felici e più semplici dei miei 4 anni di mandato, perché onestamente questo ha significato una certa preparazione, ha significato capire realmente le indagini e poi anche trovarsi lì in questa mega aula costruita apposta all'interno per questo processo. Non è stato sicuramente semplice, però l'abbiamo voluto fare, ci siamo costituiti parte civile, questo credo che fosse un nostro obbligo, non solo politico, ma anche un obbligo legato a portare avanti uno dei nostri ideali. Qui questa iniziativa l'abbiamo voluta fare insieme all'ANPI in questo periodo. Noi ci avviciniamo al 25 aprile, quindi ci piaceva legare la liberazione
con anche un principio legato alla resistenza delle nuove, per portare avanti le nuove, la nuova resistenza, che in questo caso è la resistenza contro la criminalità e contro la mafia. E quindi l'iniziativa di oggi è importantissima anche perché serve proprio per far capire un po' che cosa sta avvenendo in questi mesi, cosa è avvenuto in questi mesi nel nostro territorio. Nel nostro territorio, perché questo processo sicuramente sta cambiando e ha cambiato anche alcune procedure, alcune questioni anche all'interno delle amministrazioni pubbliche. In questi sono usciti molti protocolli coordinati dalla provincia e dalla prefettura, hanno cambiato alcune regole, soprattutto nel settore dell'urbanistica, e quindi stanno portando realmente una consapevolezza maggiore, questo processo ha portato una consapevolezza maggiore anche all'interno delle amministrazioni pubbliche. Niente, io non voglio dilungarmi più di tanto, io vi ringrazio della vostra presenza e della vostra partecipazione, lascerei la parola a... Sì? Infine c'è l'equivoco di fondo. Si dice che quel politico era vicino alla mafia, che quel politico era stato accusato di avere interessi convergenti con la mafia, però la magistratura, non potendone accertare le prove, non l'ha condannato. Ergo, quell'uomo è onesto? E no, e no. Questo discorso non va, perché la magistratura può fare solo un accertamento giudiziale, può dire, beh, ci sono sospetti, sospetti anche gravi, ma io non ho le prove e la certezza giuridica per dire che questo uomo è un mafioso non c'è, non c'è. Quanti di voi conoscono qualcuno che, seppure mai condannato, sanno che non è un uomo onesto? Quanti di voi? Però i consigli comunali, regionali e provinciali avrebbero dovuto trarne le dovute conseguenze da certe vicinanze sospette tra politici e mafiosi, considerando il politico tal dei tali inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Ci si è nascosti dietro lo schema della sentenza, cioè quest'uomo non è stato condannato, quindi non è un mafioso, quindi è un uomo onesto. Questo dovrebbe spingere i partiti a fare pulizia al proprio interno. Paolo Borsellino. Bene, direi che dopo queste introduzioni possiamo passare alla nostra conversazione. Grazie anche da parte mia a tutti coloro che sono qui in sala, perché l'argomento, ben lungi dall'essere un argomento superato, anche se se ne parla ormai da anni, è un argomento di estrema attualità, anche perché, tra l'altro, non tanto sul processo Emilia, ma su notizie di altro ordine, ma sempre riguardante le organizzazioni mafiose, proprio oggi, poche ore fa, c'è la notizia di una clamorosa, per certi versi, perché la pubblica accusa aveva chiesto appunto la condanna, la clamorosa sentenza sul processo cosiddetto Stato Mafia, che ha portato alla condanna a pesanti pene, seppure in primo grado, ai vertici dei ROSI, il raggruppamento, uno dei raggruppamenti d'eccellenza dei carabinieri, quindi a generali, capitani, ufficiali, e oltre che ancora una volta a dell'Utri e ad altri, e, altri personaggi. Ne parleremo non tanto perché da parte nostra ci siano notizie più precise o più abbondanti di quelli che potrete leggere domani sui giornali o avrete già ascoltato per televisione questa sera, ma perché questo ci fa capire quanto sia ancora e sempre purtroppo di grande e urgente attualità la vicenda mafia in questo paese. Ci siamo trovati poche settimane fa, 15-20 giorni fa, con Paolo in una serata come questa a Rivalta, sempre per l'organizzazione di Agende Rosse, e a quella, in quell'occasione Paolo, che sta seguendo con assiduità il processo Emilia,
prima per conto della CGIL, poi anche per conto del Fatto Quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio. È uno dei cronisti che con maggior assiduità sta seguendo questo processo, è diventato ormai un esperto di cronaca giudiziaria, perlomeno su questo versante dei processi sulla mafia, tant'è che proprio oggi ha scritto di un'altra importante inchiesta che è in corso nella vicina Parma e che è collegata in qualche modo per i personaggi e per certi intrecci affaristico-mafiosi a quello che succede a Reggio e in altre parti dell'Emilia. E quindi questa volta, contrariamente a quanto abbiamo fatto qualche settimana fa a Rivalta, cominciamo dalla fine, non dall'inizio. Naturalmente andremo poi a ripercorrere, seppure in sintesi, vedo che Paolo ha portato anche stasera le sue preziose slide riassuntive, numeri, nomi, vicende. Ecco, l'altra volta siamo partiti dall'inizio di questa inchiesta, stavolta direi di partire dalla fine, nel senso che partiamo da queste notizie di oggi, credo che Paolo qualche riflessione la voglia fare, poi a ritroso andiamo a vedere che cosa è successo fino a questo momento, in specifico sul processo Emilia. Allora Paolo, cominciando dalla fine e anche dal tuo, oltre che dalle notizie nazionali, anche dal tuo articolo di oggi che riguarda un'altra inchiesta numericamente non ancora superiore a Reggio, no? Il record dell'inchiesta più grande numericamente ce l'abbiamo ancora qui, non è un grande... Ce l'abbiamo ancora qui, anche se il record degli arresti è già stato battuto dall'inchiesta stessa. Comunque, insomma, cominciamo da queste notizie fresche, diciamo. Si sente? Sì. Buona serata a tutti e grazie dell'invito. Fa sempre piacere incontrare la gente e i cittadini, perché un primo assunto è che queste cose o le condividiamo o le conosciamo, o altrimenti ci possiamo scordare di saperle sconfiggere. La conoscenza, lo dicono esperti, persone che hanno dato e passato la vita alla lotta alle mafie, la conoscenza è un elemento fondamentale. Senza la conoscenza e riuscire a trasferire, a condividere la conoscenza non è semplice per un processo come questo, vedremo, che affronta un arco di 30 anni, 35 anni di storia, con centinaia e migliaia di persone coinvolte, siamo a 250.000 pagine di verbali scritti, in cui vediamo un palazzo alto più di 20 piani di foglietti molto leggeri, uno sopra l'altro, ci sono mille dettagli in cui si può entrare, tutte le storie possono arrivare fino a dettagli estremi. Ciò detto, Stefano mi invita a partire dalla fine. Oggi è una giornata importante, parliamo prima di Stigio, ma per questa sentenza, soprattutto a livello nazionale, e oggi finalmente si parla, consentitemi di dire subito una battuta, stavolta partiamo attaccando i giornalisti, cioè noi stessi, finalmente si parla del processo Stato-mafia, perché sembra una cosina, è sembrata una cosina in questi mesi e in questi anni che non esistesse in Italia. Non è che tutte le sere il TG1 o tutte le mattine i quotidiani aprissero raccontandoci cosa ha detto l'accusa, cosa hanno detto le difese, quali erano i capi di imputazione, i dettagli dei personaggi coinvolti, no? Io non ho visto i telegiornali nazionali stasera, spero che almeno la sentenza l'abbiano data, ma non è che abbiano condiviso la conoscenza, e stiamo parlando di un processo che è, dal mio punto di vista, il vertice di un confronto, scontro tra la legalità e l'illegalità, perché lì si consuma il reato più grave, quello del rapporto tra l'istituzione di uno Stato, se c'è e se è confermata, e i vertici della più importante e pericolosa cosca mafiosa del nostro paese, il rapporto Stato-mafia, già di per sé il termine indigna. Il fatto che siano stati condannati dei personaggi eccellenti, in particolare i due generali Giuseppe De Donno e Mario Mori, è una brutta notizia. È una brutta notizia perché vuol dire che ai massimi livelli si andava a dialogare, a discutere, se prendiamo per buona questa sentenza. E guardate, vi aggiungo solo una cosa su questo, poi se vogliamo la approfondiamo finché vogliamo. Qui in Emilia Romagna c'è stata una forte polemica nelle scorse settimane, perché i generali Mori e Di Donno sono stati invitati
dalla Camera Penale di Modena, cioè dagli avvocati modenesi, con l'accordo e il consenso anche degli avvocati reggiani e degli avvocati bolognesi, a tenere una conferenza che dava dei crediti formativi agli avvocati, cioè quella dove chiamo le persone più capaci e competenti a parlare di lotta alla mafia. Io ho scritto un articolo sulla rubrica che tengo nella CGIL e un articolo anche sul Fatto Quotidiano su questa cosa, esprimendo qualche dubbio di opportunità, e insomma c'è stato un violento attacco. Ma come? Questi, in Italia c'è la presunzione di innocenza, si usa spesso l'alibi della presunzione di innocenza, ma come appena stato detto, un conto è una verità giudiziaria, un conto se discutiamo di valori, etica, opportunità, onestà o disonestà, che non hanno niente a che fare con l'attesa di una sentenza. Cioè non è che perché oggi sono stati condannati non era opportuno chiamarli, se venivano assolti era opportuno chiamarli. Era assolutamente inopportuno chiamare a raccontarci come si fa la lotta alla 'ndrangheta delle persone che la magistratura italiana, non un ente terzo, non un ente di parte, che rappresenta lo Stato italiano, rappresentano i cittadini nella difesa della legalità, chiama la sbarra e porta la sbarra chiedendo, come era stato chiesto dai pubblici ministeri della Sicilia che conducono questo processo, decine e decine di anni di carcere, non per dei reatuncoli quindi significanti. Ora è arrivata la condanna e forse l'arma che usano contro noi giornalisti al processo Emilia, cioè voi sostenete le tesi dell'accusa, influenzate la giustizia senza capire che raccontare un elemento fondamentale della democrazia non è una tesi di parte, raccontare ciò che avviene, ciò che viene detto, raccontare ciò che fanno i PM, ciò che fanno le forze che indagano attraverso il loro incredibile e faticosissimo lavoro è realizzare un principio di democrazia, quello della conoscenza diffusa di ciò che accade nel nostro paese. Non possiamo permetterci di aspettare una sentenza.